Let's go, bitches! Sono sempre io, Power, e oggi vi voglio portare una sorta di glitch o forse di bug che è all'interno del gioco, ma penso sia più un errore che i programmatori si sono scordati di fixare. E voglio ringraziare Midino e Karma per avermi, diciamo, per avermi fatto sapere di questo bug barra glitch. E quindi grazie a loro che l'ho scoperto, perché sennò manco avrei utilizzato il mirino tracciante, perché quello di cui stiamo parlando oggi è di usare il mirino tracciante, come stai vedendo nel gameplay, su SMG ed AR. Utilizzate il mirino tracciante, poi premete il tasto per dare la coltellata, che è B o è l'analogico destro a seconda di che tipo di configurazione dei tasti usate. E una volta fatta avrete le tacche di mira. Come state vedendo nei gameplay di sottofondo, che sto giocando con l'SMG, il rinculo è praticamente nullo, o almeno è molto diminuito. Si può sparare veramente da chilometri con un SMG o con una R senza che questo rinculi. E se avete un'arma che rincula abbastanza, con questo ridurrete il rinculo di circa l'80-90%. Comunque non è valido solo per gli SMG, ma anche per gli AR, come state vedendo in queste piccole clip. Secondo me sugli SMG funziona meglio, poi vi spiegherò perché più avanti. Comunque, questo è il quadro generale di come funziona. Praticamente dovete solamente usare questo accessorio, che è il mirino tracciante, che costa 6 punti ed è l'ultimo accessorio dei mirini. Una volta usato dovete mettere le tacche di mira e a questo punto dovete solamente andare in giro e tritare tutti, perché non avrete più praticamente rinculo, o almeno il rinculo ci sarà sempre, ma sarà diminuito di circa 80-90%. Comunque, detto questo, passiamo a, diciamo, le prove tecniche che ho fatto in privato da solo. Quindi vi lascio alle parti tecniche. Allora, questa qui è una prova del rinculo fatta con un AK-12 con il mirino tracciante. Quindi ora proviamo. Come vedete è abbastanza preciso, mi avvicino per farvi vedere meglio. La rosa è abbastanza stretta. Infatti, tra l'altro, veramente è precisissimo, cioè è una rosa molto piccola. Invece è la prova del rinculo fatta con il mirino tracciante e il calcio anteriore, quello che riduce il rinculo. Quindi vediamo. Vi ricordo che io non sto controllando il rinculo. Guardate la rosa come è molto più stretta rispetto all'altra. Si vede nettamente una differenza, ma secondo me il calcio anteriore si può anche togliere, perché guardate, cioè, la differenza è minima secondo me da una certa distanza. Da molto lontano invece cambia, però da media distanza e da vicino non tantissimo. E qui invece la provo utilizzando un SMG Lemtar, che come sapete tutti rincula, non ha calcio anteriore come potete vedere, quindi via la prova. Il rinculo è verso sinistra, però è abbastanza moderato. Come vedete io non ho controllato il rinculo, però potete tranquillamente vedere come alla fine i colpi vanno abbastanza dritti, ce ne sono alcuni, molti vanno qui al centro, come potete vedere, e alcuni poi si tirano a sinistra, ma è facilmente controllabile, quindi penso sia veramente valido sugli SMG. Questa invece è la prova del rinculo fatta sempre con l'Mtar, però con il calcio anteriore per farvi vedere la differenza di precisione. Quindi via. Come vedete in questo caso il rinculo verso sinistra. Una linea per allora, questa a destra è quella col calcio anteriore e quella a sinistra senza calcio anteriore. Praticamente quella a destra, vedete, il rinculo è più moderato verso il centro, e quella a sinistra, come vedete, i colpi vanno dal centro, che è lì, sparando ora verso sinistra, si avvicinano, cioè dopo un po' che sparate. Però è facilmente controllabile, come ho detto, quindi è facile mandarle il segno. Invece col calcio anteriore è molto ma molto più preciso. C'è un po' di rinculo verso sinistra, ma è sempre precisissimo. Uno dei problemi fondamentali di questa classe è il fatto che quando non avrete il mirino tracciante, vi muoverete sinistra-destra con un predatore, vedrete che il mirino ballerà leggermente. Questo secondo me è un gran problema quando state sparando, perché pure quando sparate si muove, quindi influisce di molto sulla precisione. Io consiglio magari di non usare predatore in questo caso sugli AR, di giocare molto più statici e di sfruttare la mappa se usate questo, il mirino tracciante sugli R, perché come vedete balla molto. Se mettete il mirino invece, questa cosa del ballare è molto ridotta, quindi sta a voi scegliere. Questa è la fine del video, quindi let's go bitches. Fatemi sapere con un commento qui sotto come vi trovate con questo mirino tracciante, quali sono i vostri feedback e al prossimo video.